Ciao a tutti amici di V-Surprise TV, eccomi tornato con un'altra recensione parlata di oggetti blind bags da edicola. In questo caso grazie a una collaborazione con l'azienda che produce i Letrabots, ovvero la Chicaboom, riesco ad avere un intero box da aprire insieme a voi di questi nuovi oggetti che sono in edicola e sono completamente innovativi, nuovi, nuovissimi, freschissimi. Questo è lo scatolo Big Robot, componilo con 10 numeri, quindi ti danno delle blind bags. Una volta che riesci a trovare tutti i personaggi che servono per comporre il Big Robot, fai una sorta di Megazord. Questo è veramente una genialata. Ovviamente questa è la scatola con tutte che troverete in edicola, glow in the dark, ovvero quindi brilla al buio, e niente, questa è solamente la scatola. Io li vado ad aprire, li vado a trasformare singolarmente, successivamente li vado anche a trasformare in un Megazord come quelli dei Power Ranger, però quello lo farò tagliando le scene. Comunque iniziamo, prendiamo una, queste sono le bustine edicola all'interno dello scatolo. Appunto c'è scritto Letrabots, Glow in the Dark, Chicaboom, e vediamo il prezzo che io non so se è di €2,99. Andiamo ad aprire tutte le confezioni, ma proprio tutte, 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 in maniera tale da poter fare. Allora ho trovato questo. Abbiamo trovato il numero 7 che si chiama Armor 7. L'abbiamo trovato così di plastica. Vi farò vedere il montaggio del primo robot che diventa da 7, diventa un robot, mentre gli altri ve li faccio vedere già direttamente trasformati. Questo è il primo. Prendiamo la seconda bustina e andiamo a trovare il numero 9. Numero 9. Alcuni sono più semplici, altri sono un po' più complessi da montare. Comunque questo è il numero 9, che diventa una sorta di robottino più cilindrico rispetto a questo. Le carte le sposto. Strappato la checklist. Abbiamo trovato il numero 8 che diventa in questo modo, e dietro c'è come diventa una volta montato, ma questo lo vedremo dopo. L'8 lo trasformiamo. Ecco trasformato il numero 8. Ovviamente i colori non sono mai gli stessi, ma potreste trovare numerini di colori diversi. Ovviamente io avrò tutta la collezione in maniera tale da potervi far vedere il Megazord tipo Power Ranger. Vediamo questo. Abbiamo trovato il 5 che si chiama Top 5. Questo è il numero 5. Questo è il numero 5. Trovo una genialata questi numerini, che sono molto molto belli, di plastica molto molto dura, e che adesso si possono trasformare in un robot gigante. In questo modo potrete anche studiare per i bambini più piccoli, facendo qualche decorazione con i numeri o studiando, divertendosi. Allora andiamo ad aprire la bustina. Andiamo a trovare il numero 4, Hammer. Numero 4 di colore rosso, e lo trasformiamo immediatamente. Questo è uno dei robottini più complicati da trasformare, tra virgolette, perché ha una forma molto complessa. Molto carino anche lui.
Un'altra bustina per noi, chissà che numero troveremo. L'altra volta erano le lettere dell'alfabeto, questa volta sono i numeri. Abbiamo trovato il numero 2, che è anche rosso, trasformiamolo. Ecco il robot finito, molto molto carino, anche se a volte sono un po' ripetitivi dal punto di vista delle trasformazioni, però i numeri comunque cambiano, e l'altra volta erano con le lettere, questa volta invece sono con i numeri, quindi abbiamo trovato il numero 3, viola, jump 3, si trasforma anche lui in maniera semplice, sembra. Questo è il robot trasformato per far uscire le braccia, si fa così. Questa volta sono un po' più complessi rispetto a quelli dell'altra volta, molto molto più semplici, che erano a lettere. Stiamo finendo con la collezione, quindi con le bustine. Abbiamo trovato il numero 6, Six Comics. Abbiamo trovato il numero 6, che si chiama Six Smic, quindi ovvero terremoto. Questi robottini sono sempre sempre molto carini, soprattutto per i bambini, però con le trasformazioni un po', quando vuoi fare il video un po' velocemente, difficile. Questo appunto è il numero trasformato, molto molto bello. Li faremo diventare un big robot tra poco, un Megazord. Secondo me diventerà tipo Megazord e Power Ranger. Ormai ho preso questa idea, così, tipo rosso, giallo e blu. Abbiamo trovato il numero 0, appunto, perché stiamo trovando tutta la collezione. Questo sembra tipo un robot volante, molto molto particolare e carino. Questo si è trasformato molto semplicemente, è molto molto particolare. Andiamo ad aprire l'ultima bustina, ovvero il numero 1, abbastanza carino ma semplice. Questo sembra davvero quello dei Power Rangers, e quindi questo è il numero 1 trasformato. Per come potete vedere, li ho trasformati tutti. Adesso metterò la telecamera in stop, e una volta che vi farò vedere lentamente in questo momento tutti i robot trasformati, vi farò vedere come diventano una volta trasformati in un big robot. Quindi con la magia del videomaking di YouTube faccio così, e dopo aver fatto così l'avrò trasformato. 1, 2, 3. Eccomi tornato dopo un bel pezzo, dopo aver guardato il video della Chica Boom su YouTube, che potete trovarlo appunto sul loro canale, che ti spiega, c'è una persona che ti spiega dettagliatamente come trasformare il big robot, la testa del robot, invece questo è tutto il corpo. Può sembrare un po' difficile da capire, ma queste sono, dicevo, la parte avanti del Transformer, diciamo. Poi questo è un braccio, che è un braccio, il braccio sinistro, che non fa niente, mentre il braccio destro ha come se avesse una sorta di scudo, un qualcosa simile. Poi qua appunto c'è questi sono i piedi, un po' cortini forse, un po' forse troppo spessi e instabili se si continuano a girare, però comunque è davvero molto molto figo. Andiamolo a vedere più nel dettaglio. Allora, questa è la testa, ovviamente, di tutto quello che dovrebbe far funzionare il robot. I numerini possono essere un po', dico un po', girati per far fare qualche mossa, anche questo. I piedi invece non si possono muovere,
devono rimanere incollati, diciamo, al robot. Però mi piace davvero davvero tanto. Questo è il numero 7. Questo è il robot da vicino. Dopo aver montato il Big Robot, come chiamato da quelli della Chicaboom, non vi resta che giocare o metterlo sopra di una mensola per guardare quanto sia veramente veramente carino. E non costa neanche poi, e non costa poi tantissimo, è sempre roba da edicola. Io vi consiglio assolutamente di comprarlo perché è molto bello. Arrivate a questo punto, vi dico di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto la recensione. Vi invito ad iscrivervi al canale in tantissimi, in maniera tale che YouTube in maniera tale da far diventare questo canale un po' più popolato, perché YouTube sta penalizzando moltissimo i miei canali al di sotto dei 10, 20, 30 mila iscritti. Facciamo sì che questo canale diventi un qualcosa di più complesso. Se vi piacciono le mie recensioni, credo di fare un buon lavoro quando recensisco i prodotti. Quando recensisco i prodotti, sia quando parlo che quando non parlo, fatemi sapere appunto se vi piace quando parlo o quando faccio i video totalmente musicali dove monto le cose senza parlare, quindi una recensione con della musica. E mettete un commento facendomi sapere quale Letrobots avete comprato. E ciao a tutti e alla prossima, la V Surprise TV.